Quinto giorno, la fauna, tutto perfetto, dalla pulce all'elefante, animali perfetti, non hanno bisogno di creare, non hanno bisogno dell'arte, gli animali non hanno bisogno dell'arte perché sono animali perfetti, c'è un equilibrio fra di loro, non c'è bisogno di creatività. Sesto giorno creò l'uomo e non lo finì. Perché il settimo giorno non aveva finito bene questa creazione, non gli era venuta bene, fra l'altro, e il settimo giorno si riposò. Io non ho mai capito perché il Padre Eterno doveva riposarsi, cosa non era della CGL, non, doveva il settimo giorno riposarsi cosa? Onnipotente, onnisciente, non era stanco perché era impossibile. Onnifacente. Comunque si riposò e finì la settimana e lasciò a noi, poveri uomini, non finiti bene, la capacità di finire la creazione. E questo problema di finire la creazione l'abbiamo utilizzata malissimo tante volte, eh? Abbiamo fatto dei disastri, la creatività, sa, quelli che hanno le idee, che hanno le idee politiche, hanno le idee razziali, hanno le idee, fanno i grattacieli, adesso potremmo parlare di queste robe qua che la gente pensa sia bella, sono dei disastri. E ci ha lasciato questa possibilità di creare, che è un'arma tremenda, è stata un'arma tremenda anche. Allora, l'arte è quella, è la più alta espressione della comunicazione, in realtà l'arte è semplicemente comunicazione, cos'è l'arte se no comunicare? L'arte è lì per darci questa possibilità di finire la creazione, di diventare perfetti, cioè la ricerca costante della perfezione e della bellezza, no? Certo. Questa voglia, cosa c'è, cosa può, dove non abbiamo capito, dove non abbiamo ancora finito, dove dobbiamo finire il lavoro. E andiamo avanti da secoli a cercare di finire con la nostra creatività, facendo anche un mare di danni, di violenze. Cioè, io tante volte sono un po' imbarazzato di appartenere alla razza umana. Avrei preferito appartenere alla fauna del quinto giorno, cioè di essere una rana, non so, qualcuno così, no? Tu dovresti essere. Ma io preferisco essere arrivato al sesto giorno. Vabbè. Ma da napoletano avrei voluto arrivare al settimo giorno. Vabbè, lui era un ottimista. Quando si riposò. No, ma siamo tutti e due ottimisti, però. Siamo ottimisti. Sì. No, infatti lui dice questo e ha ragione, è sempre incazzato nei confronti, perché i creatori di bellezza ovviamente hanno il totale diritto di essere incazzati di fronte alla bruttezza, più degli altri. Però in effetti, se ci pensate, le cose belle create dall'uomo sono molto più delle cose brutte. Perché se no non saremmo andati avanti, saremmo regrediti come tante specie umane. Il fatto stesso che andiamo avanti sul piano numerico, il fatto stesso che io ho trovato giorni fa, stavo gettando della roba, ho trovato un mio articolo di una trentina d'anni fa, 35 anni fa mi pare, in cui dicevo siamo 4 miliardi di abitanti della Terra, e poi proseguivo. Ho detto, ma no, devo aver sbagliato, non può essere che eravamo 4 miliardi, ora siamo 7 miliardi, come sapete. 6 e mezzo. Invece, 6 e 9, quindi proprio ci siamo. E poi sono andato a vedermi i dati, eravamo veramente 4 miliardi. Cioè, nell'arco della metà della mia vita, siamo passati da 3 miliardi a quasi 7 miliardi, mentre in tutti i milioni di anni precedenti eravamo arrivati a 3 miliardi. Cioè abbiamo fatto un passo in avanti più forte. Meglio. Ora, che succede quando si è 7 miliardi invece di 4 miliardi? La prima cosa che ci viene da dire è che ci sono 7 miliardi di bocche da sfamare. Però non pensiamo mai che 7 miliardi di cervelli che pensano sono quasi il doppio di 4 miliardi di cervelli che pensano. Cioè gli esseri umani ogni mattina si svegliano e cominciano a pensare. Ogni notte si addormentano e cominciano a sognare. Cioè ci sono 3 miliardi in più di esseri umani che pensano e che sognano. Pensate che è grandioso tutto questo. Infatti io non credo che questo sia il migliore dei mondi possibili, ma sono sicuro che è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Sì. Perché per esempio tu e io,
se io ti chiedo cosa avresti voluto essere, poi magari mi dici Lorenzo il Magnifico. Ma no, Lorenzo, è andata bene. Lorenzo il Magnifico era principe, noi siamo sicuri che saremmo stati principi, non credo. Repubblicani. Ma poi era un pubblico, era un principe in buona salute. Pensate, Lorenzo il Magnifico con mal di denti. Madonna. Non c'era aspirina, non c'erano gli occhiali, non una cosa terribile. Aveva la prostata, cosa faceva? Ecco, allora tutto sommato ci è andato bene. E se ci pensate, poi tutto sommato la bellezza è più. Diceva Marx, ora è poco di moda citare Marx diceva tutte le specie costruiscono in funzione dell'utilità, solo l'uomo costruisce anche in funzione della bellezza, che è una cosa straordinaria, e faceva consistere la felicità nel rendere felici gli altri. E io credo che, per esempio, io ho una tolleranza infinita per i creativi, per gli artisti. Io abito al piano di sopra di un grande artista a Roma, e ogni tanto, diciamo, pure mia moglie, diciamo, che è isterico, e dicono, è artista. Perché un artista dà talmente tanta gioia all'umanità che è sospeso ogni giudizio e ogni azione. Io ho bisticciato nella mia vita con tanta gente, con Olivier non ho bisticciato mai. Ogni volta che ci vediamo facciamo risate. E no, tutto il tempo ridiamo, tranne in questo momento perché stiamo facendo una cosa seria, ovviamente. Ma lì rimasi, ridiamo. Ma immaginiamo che Olivier, invece di essere simpatico così com'è, ma mica per tutti, fosse con me, ah, con te. Immaginiamo che fosse antipaticissimo. Io avrei comunque il dovere di tollerarlo. Perché quant'è la gioia che uno ha ogni volta che vede, per esempio, quel meraviglioso culo di Jesus, chi mi ama mi segua. Lo ricordate, i maschi presenti, ce n'è uno che, ma è una roba di 35 anni fa, 40 anni fa, ma ci sono, ti ricordi ancora? Ci sono, certo, che bravo. Si dice mi ricordo ancora, cioè mi piacciono ancora le donne, ma non mi ricordo perché, no, in questo caso mi ricordo perché quella famosa pubblicità e tante altre. Cioè, veramente, quando quello che io non riesco a capire, e perciò frequento quasi solo artisti, devo dire la verità, perché sono gli unici che danno gioia continua, e ora magari cerchiamo di farcelo spiegare, come scatta quel di più che non scatta a noi che artisti non siamo. Cioè, io parliamo sempre di una pubblicità da fare, o di un libro, delle volte lavoriamo insieme, o di un libro da scrivere insieme, una cosa, e quindi è una sfida, no? Ognuno di noi deve fare la sua parte, io devo fare la parte scritta, lui deve fare la parte visiva, e io penso, chissà che farà, quando mi arriva il suo lavoro è sempre una sorpresa assoluta, cioè non c'ero arrivato assolutamente a capire cosa avrebbe fatto. Esiste uno scatto in più. Ecco, prima per esempio Oliviero ha citato la Pietà di Michelangelo, quella è una cosa che Michelangelo ha fatto a 23 anni. Beh, la prima idea che ha avuto, straordinaria, è di fare la mamma più giovane del figlio. Beh, questa è una cosa. E a chi sarebbe venuto in mente di noi di fare la mamma più giovane del figlio? Oppure quando fa Porta Pia, fa le porte che si aprono tutte al contrario, per dire la vera Roma non è quella che sta dentro, è quella che fra qualche millennio sarà fuori, perché sarà più grande di quella che sta dentro. Beh, chi poteva immaginarlo nel 1500 una cosa del genere? Allora, c'è sempre uno scatto nel creativo che ci fa sentire inferiori e ci dà il senso della bellezza. Allora, se per esempio ora facessimo violenza a Oliviero e lo costringessimo a spiegarci che cos'è, ammesso che lui lo sappia, perché ce l'ha, ma magari non ci ha mai riflettuto, questo scatto in più che l'artista c'ha e che noi semplici non artisti non abbiamo. Sai come ce lo potresti spiegare? Dicendoci, dal momento in cui nasce una committenza,
È chiaro che al momento in cui fai un